Se il Signore avesse conosciuto questa piana di Puglia, luce dei miei occhi, si sarebbe fermato a vivere qui. L'armonia, la bellezza. Osservo con stupore volti, colori, oggetti a me sacri e scorgo lentamente la vita che mi circonda tra le alte e maestose mura del mio palazzo. Qui tutto sa di eternità. Implacabile il tempo scorre scandito da passi, movimenti e gesti a me familiari. Ascolto il silenzio, riesco a sentirne il rumore, e un suono melodico e ammaliante. Non dimentico. Non potrò mai dimenticare i giorni vissuti in questa mia terra, tra la mia gente, il mio amato figlio. A lui ho mostrato il sentiero, trasmesso la sapienza, l'amore per questa natura, dai colori illuminanti e le forme imprevedibili che avvolgono queste placide paludi, seducenti nelle loro sfumature. Ma le parole a volte non bastano. È difficile esprimere ciò che i miei occhi riescono a vedere, le emozioni che provo. Questa terra mi appartiene. Infinito il desiderio di non andare mai via. E un senso di smarrimento mi assale quando penso che questo tempo non mi appartiene. Ma la vita è un lungo tracciato sul filo del tempo. È un succedersi di eventi tra la continua ricerca di uno scopo e l'incessante attesa di una notizia, di un'avventura, di un compimento. Ora è tempo di migrare verso terre lontane, a me sconosciute. So che faticosa e incerta è la via che mi resta da percorrere, ma è ancora molto lunga per raggiungere la meta. Non so se mai rivivrò ancora l'ebbrezza della pace di questa terra benedetta. Se mai rivedrò alzando gli occhi al cielo le ali nel vento e il ritorno delle cicogne che puntuali annunciano la primavera. Chi potrà sentire ciò
ciò che io ho sentito. Chi potrà vedere ciò che io ho visto? Ne avrà memoria.